baby, I'll be here. Devo dire che io sono stato bene a Catanzaro. Sicuramente l'ambiente è un ambiente importante, di una squadra di blasone, una città dal passato calcistico importante, una tifoseria, diciamo, dal palato fine. E quindi dal mio punto di vista sono stato molto bene. E quindi è stato il mio primo esonero, quindi sicuramente un'esperienza che ricorderò maggiormente. Però tutto sommato l'esperienza per me è stata positiva. No, in linea di massima dal punto di vista fisico stiamo bene perché abbiamo lavorato tanto in ritiro. Come ho detto prima, ci ha permesso soprattutto per questi tre calciatori di dargli dei minuti importanti. Abbiamo fatto due amichevoli, anzi tre con quella di mercoledì, che ci sono serviti proprio per aiutare questi calciatori, anche quelli che avevano giocato di meno, per avere un minutaggio maggiore. Quindi da questo punto di vista sono tranquillo, vediamo questa pausa di domenica scorsa quanta ruggine o che tipo di ruggine ha lasciato. Sì, il Partipilo ha avuto un problema nell'amichevole di sabato scorso con la Beretti, questa distorsione alla caviglia, sicuramente in via di guarigione, non è al massimo. Adesso domani mattina vedrò come, se e quando impiegarlo. L'auspicio che ho è quello che i tifosi siano presenti e siano soprattutto rumorosi, tra virgolette. Non ho nessun invito da fare perché, come ho detto anche altre volte, credo che siano abbastanza mature e competenti come tifoseria a sapere quanto sono importanti per la squadra, e l'anno scorso l'hanno dimostrato in maniera determinante. Noi come Bisceglie non dobbiamo perdere assolutamente la nostra strada, il nostro filo, il nostro modo di pensare. Sappiamo che dobbiamo salvarci, che dobbiamo arrivare il prima possibile a fare questi 43 punti, e sappiamo che ogni partita nasconde insidie, difficoltà, e a solo quella vogliamo pensare. Il Catanzaro è una squadra forte sicuramente, soprattutto dal centrocampo in su, ha giocatori importanti, individuali importanti, è una squadra pericolosa. Quindi siamo coscienti delle difficoltà che andremo ad incontrare, però d'altro canto sappiamo che, soprattutto i ragazzi sanno, che voglio che siano propositivi, che siano proprio, abbiano una partecipazione attiva, protagonisti attivi della partita, e quindi andremo ad affrontare una partita che sappiamo che è difficile, una partita che nasconde insidie, però una partita che vogliamo che ci dia ancora ulteriore consapevolezza della nostra forza. Con Richard c'è un rapporto che dura da tanti anni, dall'esperienza che abbiamo avuto comune a Bari. È un ragazzo che secondo me ha grande potenzialità, però lui sa che io da lui mi aspetto di più rispetto agli altri. Quindi so quello che può dare alla squadra e soprattutto a se stesso, quindi dipende da lui. Lui sa come la penso e io mi aspetto tanto. E gli concederò zero. Mister, la settimana di riposo diciamo che è stata sostanzialmente formativa, con l'amichevole di Gavina, l'amichevole con la Berretti, quindi i giocatori si sono tenuti in forma. C'è sempre l'imbarazzo della scelta per quanto concerne il centro dell'attacco. Abbiamo già sperimentato Jovanovic e Gabriglioni dal primo minuto, ma Matias Delic invece? E Delic sta crescendo. Diciamo quello dei calciatori nuovi è arrivato più indietro di tutti rispetto agli altri, sta crescendo, è un'opzione importante per noi, e quindi sicuramente anche lui è un candidato a poter giocare.